Sono in compagnia di questa aiutante speciale perché la signorina eh, l'ho accompagnata a scuola stamattina, ma siamo arrivati e c'era lo sciopero dei bidelli! Evviva! Evviva. Ed erano gli unici che avevano le chiavi, quindi adesso la scuola è chiusa. E quindi siamo tornate a casa. Eh, stamattina dobbiamo farvi vedere tutte le nostre decorazioni di Natale eh, in modo da farvi sbirciare un pochettino fra le cose che non vi ho fatto vedere, Oddio, in realtà vi ho fatto vedere quasi tutto e eh, di come l'ho fatto. E state però. sbirciando anche adesso. State sbriciando anche adesso, <ride> iniziamo subito. Yeah! Naturalmente, iniziamo dal nostro alberello, il nostro albero di Natale che sembra tanto grande, ma in realtà è piccolino: è solo sopra lo sgabello. Ehm, C'è un, un marchingegno là sotto nascosto per tenerlo dritto. L'abbiamo dovuto praticamente tassellare allo sgabello. <ride> di me anche senza scabello. Eh. Sì, amore, è un alberello da 1,80 m. In realtà all'inizio era con le fibriottiche, ma eh, poi si è rotto anche il mm, meccanismo delle fibriottiche, quindi lo utilizziamo con le lucine normali. E... Quest'anno l'abbiamo addobbato con le palline di vetro, le mie palline storiche che avevo messo via da un bel po' di tempo, perché comunque prima c'era Rebecca piccolina, poi è nata Matilde, eh, non mi sembrava il caso e quindi quest'anno e... invece... Quest'anno che invece sono, sono più grandine tutte e due, insomma abbiamo provato a rimetterle. Per adesso regge, c'è fatto già da una ventina di giorni, no, eh, a oggi sono 17 giorni e eh, nessuno l'ha toccato, quindi sono veramente contenta. Sotto abbiamo messo il, eh, il coprivasetto, comunque la, la tovaglietta e poi c'è già qualche pacchettino da, da donare, dei cesti. A fianco c'è una specie di presepe, perché non è proprio un presepe vero e proprio. Mi piaceva quello degli altri anni. Beh. Eh? A me piaceva quello degli altri anni col muschio. Eh, col muschio, amore, però il muschio finché voi ci giocherete e ci mettete le mani 20.000 volte mh, sarà un po' improbabile. Magari l'anno prossimo, viste considerato che la casa sarà disposta in maniera un po' diversa, riusciremo a fare anche un presepe diverso. Poi sì, vi racconteremo. E poi vi racconteremo, quindi, questo è un presepe in realtà per poter giocare. Infatti, non ho neanche messo la cartacello, non sono stata lì neanche a inzaccherare il muro perché comunque non è che ne vale tanto la pena. Loro, a loro piace già giocarci così con i personaggi, gli animali e, e basta. Abbiamo messo giusto un po' di lucine per decorare. E ci sono tre Gesù! Lì abbiamo il nostro Babbo Natale sul frigorifero con la lista dei buoni e dei cattivi, chi sarebbe in quale sarà? Non, re, non riesco a leggere. E poi abbiamo messo sulle finestre qua un po' di, um, come si chiamano? Fiocchi di, di fiocchi di neve, di quelli fluorescenti in realtà che si illuminano la notte. Sono sì, sono magici. <ride> e qua c'è il mio angolino delle candele eh, in cui ho messo le mie candeline di Natale: quindi, eh, note di Natale, ehm, coccole di mele che è buonissimo, mandorle e vaniglia, eh, il mio angioletto. E i fiocchi di neve e qua ci sono invece la candela di My Julie Candle che non ho ancora acceso, cioè devo accenderla perché dentro c'è una collanina che magari mi piace pure <ride> e il profumatore per ambiente e qua abbiamo i nostri fiocchi di neve con le piumette attaccate. Girando da questa parte, vabbè qua niente di che, abbiamo solo attaccato le due chiavi di legno, qui nella vetrina hanno pensato bene le signorine di riempire con eh, le nostre vetrofanie non ti azzardare che ho appena pulito i vetri signorina mi scusa, mi scusa. <ride> qua invece abbiamo il centro tavola fatto da me quello fatto con icone di polistirolo e eh, anche acceso non so se si vede sì, un pochino si vede e sopra abbiamo la stellina semplice semplice oltretutto quest'anno ho dovuto tenere questo runner per fortuna ne avevo fatto due perché i runner di Natale e varie altre decorazioni, fra cui la ghirlanda che avevo fatto l'anno scorso, che era lì, ehm, non le ho trovate. Sicuramente manca uno scatolone di Natale che è ancora eh, in magazzino. C'era anche il nostro Babbo Natale: quello che si accende. C'era il Babbo Natale che, che cantava e c'erano anche eh, le due casette del villaggetto che l'anno scorso avevo messo lì, quelle che si illuminavano e che come vi dicevo non ho trovato quindi sicuramente c'è una scatola nascosta da qualche parte in magazzino questo è l'angolino della televisione e del mobile un po di giusto qualche cosettina eh, qua vabbè a parte che ci sono le rose che mi ha regalato mio marito quindi rosse quest'anno è tutto tema rosso e oro quindi diciamo che l'ha zeccata in pieno qua ho messo giusto le candeline con le forme della stella e della luna e l'angioletto Qua Abbiamo l'altra lanterna e qui ho messo giusto un paio di candeline eh, per ornare un pochino gli scompartimenti. Sono abbastanza incasinati, ma diciamo che per avere due uomini piccole vanno bene così. Qua ci sono pronte ad attaccare all'albero. pronte ad attaccare al nostro albero le letterine per Babbo Natale. Questa è di Bebe e questa è di Mati. Ah. Poi gli dobbiamo scrivere il nome, amore. Okay. Stasera le attaccheranno insieme. E quindi sono pronte là, girando da quest'altra parte. Abbiamo la più bella bambina del mondo. <ride> abbiamo la nostra eh, ghirlanda con le stelline sopra la stufa sulla stufa. Non ho poggiato niente perché, comunque, mh, non va bene. Insomma, ogni volta che devo caricare il pellet è un disastro. Eh, e poi ho voluto mettere tutte queste lucine con le piumette attorno non lo so quest'anno mi andava di mettere luci luci lucine eh, c'erano queste ne ho approfittato insomma mi sono piaciute a voi piacciono boh. e, e qua ci sono naturalmente i calendari dell'avvento che abbiamo fatto insieme eh, e qua ho preso un'altra decorazione questa l'ho presa l'altro giorno che eravamo in giro mi piaceva tantissimo è in legno eh, c'è scritto In the Christmas It is in the heart cioè? il Natale è nel cuore mm. <ride> Natale è nel cuore. Natale è nell'aria. Ci siamo dimenticati di farvi vedere questo. Allora, una è una dichiarazione di quelle che vendiamo noi in negozio. E questo, invece, è un lavoretto che ha fatto Rebecca quando era all'asilo. Vediamo se c'è scritto. Rebecca Natale 2013 5 anni fa, quindi tu avevi 4 anni. Allora, in cucina non abbiamo messo praticamente nulla se non le solite presine natalizie e qualche strofinaccio qua sul, sul divano ho messo giusto un paio di cuscini perché anche di cuscini ne avevo un sacco non li, ho, non li ho trovati, non ho capito dove sono finiti e quindi ho messo giusto quelli con i fiocchi di neve e il nostro bambino natalino e la nostra copertina <ride> la nostra copertina morbidissima con scritto Merry Christmas nell'andito abbiamo il nostro alberello buone feste semplice semplice senza troppi fronzoli. Poi in bagno qualcuno ha voluto aggiungere qualcosa. Abbiamo il nostro pupazzetto di eh, il nostro orsetto attaccato al vetro e la stellina di Natale. <ride> Niente di più e niente di meno, quindi usciamo dal bagno. Eh, anche in camera mia in realtà non ho messo tantissime cose rispetto agli altri anni. Qua c'è un po' di roba da stirare, se la volete ve la spedisco. L'unica cosa che ho fatto in camera mia è mettere sopra il comò, ehm, vabbè, l'angioletto, questo c'è praticamente sempre tutto l'anno ed è di quelli che si accendono. Aspettate. Che bello questo prebbi mi aiuti amore per cortesia ok appoggialo l'angioletto questo qui sì. eh, poi ho messo ho aggiunto l'albero che è sempre in vetro Vito, sperando so, sì. che matilde non ci arrivi con le sue manine d'oro e qua abbiamo la natività quella infatti in resina con l'angelo i tre re magi eh, Giuseppe e Maria. la Madonna, Giuseppe e Maria e il nostro Gesù bambino. Questo in realtà andrebbe messo il 25 mattina, ma tanto se lo nascondo poi non mi ricordo dove l'ho messo, quindi preferisco averlo qua. E questo cos'è? Hanno il riflesso della luce. E quindi questo è semplicemente il nostro comò. Con l'angioletto. E c'è anche l'angioletto, quello di Matti, gliel'hanno regalato al battesimo. Ma lo teniamo lì finché non sarà in grado di gestirlo nella sua cameretta. L'ultima cosa che vi faccio vedere è la camera delle bimbe, dove abbiamo messo ancora qualcosina. Allora, qua all'ingresso c'è questo alberello fatto con la lana. L'ha fatto Rebecca a scuola. L'hai fatto quando era all'elementare, amore? Sì, questo? secondo seconda elementare. Ok, in seconda elementare. Quindi, io ho praticamente tutti i lavoretti che hanno fatto. O che comunque ha fatto Rebecca perché Matilde ancora non ne ha fatto. Comunque, li ho ottenuti. qua abbiamo il nostro alberello stilizzato fatto con le lucine e i nastrini. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. <ride> Volevo fargli giusto una decorazione, ma eh, siccome questo è il muro famoso, quello dove veniva la muffa che abbiamo imbiancato e dobbiamo cercare di lasciare quanto più libero possibile, allora ho pensato a una decorazione che fosse visibile però che non ostruisse diciamo che non impedisse al muro di respirare tra virgolette quindi abbiamo messo queste eh, lucine nei chiudini che in realtà già c'erano perché c'erano appesi i quadri con le foto delle, degli animali dello zoo che eravamo andati a vedere eh, quindi non ho fatto altro che passare il filo con queste piumette e poi mettere a incrocio ehm, cioè non a incrocio, a zig zag il nastro di organza in modo che andasse a bloccarsi sulle lucine, e poi abbiamo attaccato delle, delle decorazioni, insomma, delle, delle cosine, in legno e in formi. A noi piace un sacco, adesso magari vi faccio vedere lo spezzone, il video che abbiamo girato quando lo stavamo facendo. Ok, qua a fianco invece abbiamo messo un'altra decorazione eh, di quelle, vabbè, queste le vendiamo noi, sono, è un orsetto fatto con il feltro, anche qui sempre tenendo in considerazione il fatto che il muro deve stare quanto più libero possibile, e poi lì nell'angolino dei loro giochi delle loro cose, come vedete ho messo l'alberello fatto con i pompon, eh, l'altro cono rivestito insomma. Quindi giusto quei pochi tocchi. Che potevano rendere anche la loro cameretta un po' più natalizia e poi naturalmente hanno voluto attaccare anche una vetrofania eccola qua simpaticissima ed eccoci qua il tour delle decorazioni in realtà è finito abbiate pazienza ma la nostra casina è una casina piccina picciò e quindi anche le decorazioni sono poche altrimenti diventerebbe un delirio <ride> come vi dicevo prima magari l'anno prossimo sarà un po diversa la cosa perché sono previsti dei cambiamenti di cui non vi parlo adesso ve ne parlerò più in là e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto che vi siano piaciute le nostre decorazioni se avete dei suggerimenti da darci magari lasciateceli giù nei commenti noi per adesso vi mandiamo un grande bacio ci vediamo al prossimo video ciao, ciao!